Guglielmo Serazzi, allora, quante emozioni oggi, la tua ultima partita dopo 3 anni intensissimi, ti abbiamo visto molto emozionato, moltissimo, oggi come non era mai accaduto da 3 anni a questa parte? Certo, sono stati 3 anni stupendi, sono qui al di là dei risultati, ho trovato persone stupende che mi hanno accompagnato in questi 3 anni. Voglio ringraziare prima di tutto la società, il presidente Di Giorgio, che lui mi ha dato la possibilità di stare qua questi 3 anni insieme a lui, insieme a tutti i tifosi che ci hanno sempre seguito, tutti i miei compagni di squadra, non solo quelli di quest'anno ma anche degli anni passati, anche tutto lo staff tecnico di quest'anno e degli altri anni. Sono stati, ripeto, veramente 3 anni stupendi, e porto nel cuore tutta Cerignola, porto nel cuore quello che è successo sulla tribuna, tutto l'affetto della gente. Senti Guglielmo, in questi 3 anni qual è stato veramente il momento più bello e il momento più difficile? Senti, sono 2 momenti belli. Una è stata la promozione quando sono stato qua della C2, che non dimenticherò mai. E il secondo momento di quest'anno è stata la vittoria a Biella, quando vincendo lì ci siamo assicurati il passaggio alla seconda fase. Il momento più brutto, se si può dire più brutto, ma fa parte del gioco, forse le ultime partite che non siamo riusciti a fare quel salto in più che ci avrebbe permesso di prendere questa serie più. Ma va bene, sono contento lo stesso, va bene così. Senti Guglielmo, come mai hai preso questa decisione dopo 3 anni di lasciare Cerignola? No, è una decisione che già abbiamo preso prima, qualche mese prima. Degli altri impegni che mi dovrebbero portare più lontano da Cerignola, quindi lontano anche da casa mia, e quindi sarebbe impensabile, certo, rimanere più a Cerignola, indipendentemente poi dal volere mio o della società, quindi era impensabile poter continuare. Sapevamo entrambi che sarebbe stata la mia ultima stagione. Comunque l'importante è che veramente questa squadra, a dispetto degli anni passati, questa volta ha fatto davvero un salto di qualità, arrivando fino a un titolo regionale di campione di Puglia, certamente inaspettato per voi. Sicuramente inaspettato, perché c'erano delle corazzate come Nantò e altre squadre forti, però il lavoro paga sempre, il gruppo, quest'anno si è formato un gruppo bellissimo, voglio ringraziare tutti i miei compagni, perché veramente siamo stati un gruppo, una famiglia unita, e solo così si raggiungono dei risultati.